Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui con Shalom, facciamo una ricetta thin. Facciamo una pasta con dei pomodorini non cotti, dico bene? Sì. Un po' come quella col tonno, vi rimetto qui il collegamento. Questa qui si può fare sia fredda che calda. Elenca un po' gli ingredienti. Ci sono i pomodorini misti, gialli, arancioni, rossi. Poi Bene. ci sono i bocconcini di mozzarella, basilico, aglio, pepe, sale Perfetto, pomodori si può usare quelli che volete, questi sono piccadilli, poi abbiamo questi gialli, gli arancioni, potete usare però i ciliegini semplicissimi o quello che avete in casa. Allora, prepariamo un attimo il tutto. Allora, i pomodorini vanno tagliati a pezzettini perché poi dopo ci va messa la pasta, quindi si tagliano in due, ok? Col coltello seghettato, ormai l'abbiamo già detto ridetto. Poi si taglia un'altra volta per lungo e poi si fa dei pezzettini, io direi così. In tre con questo, ok? Quello più piccino, che è questo, io direi che una volta che si è fatto così e poi in due possa andare bene, ok? Sì. Ricordate di non schiacciarli tanto e non premere con il coltello, ma di tagliare. Quindi il taglio deve essere così, ok? Oppure puoi girare anche Sì. Sì. dall'altro verso, ma è la stessa cosa. Bene? E poi si mettono qui dentro. Vai! Bene. Poi fai il pari, benissimo, lo ritagli. Piega le dita, non tenere le unghie dritte. Perfetto. È un po' innaturale, sembra innaturale all'inizio, ma poi dopo basta abituarsi. Bene, a questo punto prendo il coltello e ti aiuto anch'io. Ci vediamo tra qualche secondo. Rieccoci. Allora, i pomodorini li abbiamo tagliati tutti. Ok, quindi si mette subito. Il sale. Brava. Come mai si mette subito il sale? Perché tira fuori tutti i liquidi. Tira fuori i liquidi che serviranno per condire la pasta. Perché non aveva altro Così. condimento. Sì, secondo me anche forse ce ne vuole qualcun altro pochino, sono tanti. Poi ci metto un filino d'olio. Forse ce ne vuole un altro pochino. Vai, basta così. Dice il cucchiaio, dare una giratina. Questa si prepara un attimo in anticipo, noi non abbiamo neanche messo la pentola dell'acqua a bollire, si prepara in anticipo anche un'ora, così che tutti i sapori, tutti i succhi si sprigionino, si amalgamino. Perfetto, metteci un po' di pepe, guardate che colori, che bellezza. Vai, basta, mescola. Vedete, di già in fondo ha tirato fuori di già un po' il succo. Questo è quello che servirà per condire la pasta poi dopo. Allora, metteci un po' di basilicus. Basilico sempre, se si può, si spezza a mano. Non si fa sentire la lama. Beh, io dico basta anche così. Ok, allora lascio un attimo così. E si passa all'aglio. Allora, questi li ho già pelati io. Ora si fa vedere come si fa a pulire l'aglio. Si leva il culaccino sotto facendo molta attenzione, eh? Poi si spella l'aglio che viene via benissimo la pellicina di solito, eh? Bene, una volta levata la pellicina cosa si fa? Ci Si taglia per lungo sul tagliere, bravissima, e poi si leva l'anima se c'è, che è questa qui piccolissima, piccolissima. L'aglio si lascia grosso perché si taglia in due. Così che se uno lo trova e volesse levarlo, lo possa fare tranquillamente. Ok, perfetto. Buttalo dentro. Mescola. Coltello mai lasciato la lama verso di te. Sempre la lama fuori. Scusami, eh. Vedete? Sotto si vede benissimo, c'è già tutto il liquidino prodotto dai pomodori. Allora, ne assaggio uno per sentire di sale, secondo me è sciocco. Sciocco, un'altra manciatina di sale. Ok, allora questo si lascia infondere per una mezz'ora, un'ora, quello che volete. Magari, insomma, se è tanto caldo mettetelo in frigorifero, semmai coperto da pellicola. Noi accendiamo l'acqua al tempo che bolla e che cuocia, quindi diciamo una ventina di minuti in tutto lo lasciamo così. Le mozzarelle le mettiamo dopo aver buttato la pasta, quindi tempo di preparare il tutto, ci vediamo
sui fornelli. A dopo. Allora, l'acqua sta bollendo. Tanto mentre Shannon mette il sale, abbiamo scelto delle penne, pennette, per fare questo tipo di preparazione, ma va bene qualsiasi pasta, direi corta, non deve mettere spaghetti o cose del genere, una pasta corta qualsiasi. Perfetto. E si butta la pasta. Vabbè, metti. Sì, ma ho paura di spezzare. Basta avvicinarsi di più all'acqua. Ok. Allora, mentre Shannon gira, vedete la poltiglia che è venuta, il succo profumatissimo. Questo lo lasciamo qui, tempo che cuocia la pasta, poi ce lo buttiamo dentro. Ci vogliono 10 minuti. 46. Perfetto, ci vediamo tra 10 minuti. Eccoci, allora la pasta è arrivata quasi a cottura. Adesso Shannon la scola. Sì. Nel frattempo io sminuzzato, diciamo tritato, spezzettato le mozzarelline così semplicemente con le mani. Prima le avevo messe nella carta assorbente in maniera tale che rilasciassero un po' il siero, così che non lo disperdano nel nostro condimento. Questa noi la portiamo anche sulla spiaggia, quindi la facciamo fredda. Per farla fredda cosa fate? Levate la pasta 3 minuti, 2 minuti prima del termine della cottura, la passate bene sotto l'acqua fredda, poi semplicemente ci condite, la condite con i pomodorini e le mozzarelline, tutto a freddo, a quel punto poi dopo la porzionate e la portate sulla spiaggia, in ufficio, questa è comodissima e buonissima ovunque. Mettendola invece calda, l'amido della pasta, quando incontra il liquido, diciamo, rilasciato dai pomodorini, fanno una salsina tutta bella amalgamata. I pomodori non cuociono del tutto, anzi quasi per niente, quindi la buccia che abbiamo lasciato non si stacca, non è fastidiosa quando la troveremo in bocca, e niente, poi con le mozzarelline viene proprio una cucchina. Metti? Mozzarelline si mette per ultima perché sennò cominciano a sciogliersi, invece è buono che rimangano un po' integre. Allora prendiamo un piatto e andiamo all'assaggio. Allora, il risultato è questo. Che bellezza. Vai. Ma in piedi è un po' complicato. Ma mentre Shannon cerca di pescare un po' il tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like sotto questo video se fosse piaciuto, scrivermi i commenti e tutto quello che fate abitualmente. Ce l'hai fatta, amore? Sì. Allora, queste penne sono insopportabili quando fanno così. Com'è? È buonissima, è semplice ma incredibilmente buona, difficile da prendere in piedi, insomma, ecco. Buon appetito, alla prossima, ciao.